riusciamo a farla noi. Non sorridere, gli spari sopra sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Che gran pezzo gli spari sopra. Qui abbiamo Greg Bissonette alla batteria, uno dei miei idoli assoluti, uno dei batteristi più versatili che si possa trovare in giro. E ti voglio dare un consiglio. Io mi ricordo quando ero ragazzino c'era la sua VHS chiamata Private Lessons, dove c'è lui con questa maglietta azzurra, una testa di capelli incredibili. Se hai la possibilità, guarda quel video, perché a mio avviso è uno dei più belli, almeno di quelli che ho visto io, uno di quelli che ti lasciano veramente più contenuto. Nei primi anni 90 Vasco comincia a fidarsi sempre di più ai musicisti stranieri. In questo caso Bissonette è il primo di una lunga serie di musicisti americani in particolare che ha utilizzato, e ti consiglio di guardare il video dove ti racconto tutta la storia dei batteristi di Vasco dal 1978 ad oggi, sono più di 20. Però Bissonette è quello che ha dato là a questa nuova direzione musicale di Vasco, del suo entourage. Suona delle cose tutto sommato semplici, anche se sono abbastanza veloci, ma quando suona rock Bissonette veramente ti apre in due la faccia. Ti voglio far sentire solamente due o tre cose e alcuni dettagli che io ho scelto di adottare per cercare di replicare questo suono. Partiamo proprio dall'intro, che è l'unica parte un po' dinamica, dove sentiamo il Charleston che fa questa figura. E che poi gradualmente si va ad aprire per dare il lancio al groove vero e proprio, che io suono veramente molto pestato. Qua mi sentivo più Dave Grohl che Greg Bissonette. Ci sono solamente un paio di pattern di casse rullante che girano. Il Charleston è suonato sempre semi-open, semi-aperto, quindi abbastanza sfarfallante, ma non troppo. E il groove dell'intro e della strofa gira sempre su questa figura qua. Mentre quello del ritornello anticipa leggermente la figura di cassa e fa questa cosa qua. Quindi c'è una leggera differenza tra il groove delle strofe e quello dei ritornelli e delle parti strumentali. I fill sono anche questi abbastanza semplici, non ci sono i tom, sono tutti su rullante, proprio rock and roll. La caratteristica che però puoi notare è che quando suona i fill su rullante li accompagna anche con la cassa, alla Keith Moon, no? Quindi magari fa il fill che è con la cassa in ottavi oppure in quarti, per dare ancora più potenza e rendere il fill più selvaggio. Ora ti do un paio di dettagli che io ho scelto di adottare per cercare di avere sempre questo suono, questa energia. La prima cosa, avrei notato che ho girato la bacchetta sinistra al contrario, alla Roger Taylor. Questo per avere più potenza nel rimshot, quindi avere più peso in avanti, come se avessi una bacchetta più grande nelle mani. La cordatura del rullante è medio lenta. Perché mi piace sentire proprio la pancia, le basse che ti arrivano in faccia. Questo è un rullante Pearl Sensiton in ottone,
da 6,5, quindi veramente bello ciccione. Altra caratteristica, ho cercato di suonare con il rullante leggermente più vicino a me. Perché? Perché ho cercato di suonare non esattamente al centro della pelle, ma appena sopra. Questo è un trick che hanno condiviso diversi batteristi, Mark Shulman, Gavin Harrison, e questa cosa di suonare leggermente sopra il centro permette di avere più basse per rendere il suono ancora più ciccione. Quindi io me lo sono leggermente avvicinato un po' a me, cercando di suonarlo, non dico troppo, non quattro dita sopra, appena sopra il centro. Altro aspetto, quando ci sono i fill, per esempio il fill che passa dai ritornelli alle parti strumentali, è quello che fa con la cassa in ottavi. Allora, per non suonare rullante in varie posizioni della pelle, cioè per evitare di sentire papipapi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 p
solamente nel momento in cui vado a fare il fill, cerco di non incrociare le bacchette, quindi sposto la destra un po' più avanti e faccio questo giochino. Quindi sono un po' asimmetrico, se vogliamo, nel fare il fill, ma in questo modo non accavallo le bacchette, così riesco ad avere sempre con la sinistra una certa potenza. Attenzione agli unisoni con la cassa, ok, a non flemmare. E questo lo faccio sempre sentire perché mi fa ridere. È una vera schifezza quando flemma. Però non è facile, attenzione, non è facile. Ecco, non ho detto questa cosa, ma è molto importante. Mi raccomando, cerca di suonare colpi di rullante, pelle e cerchio insieme. Quindi rimshot per avere il massimo della potenza. Ti ricordo che puoi scaricare il PDF con la partitura, con la trascrizione completa del brano, se te la vuoi studiare. Qua mi sta suonando il telefono, l'ho dimenticato acceso, vai, fa niente. È mia moglie. No, figa, devo rispondere. Dai un'occhiata ai miei corsi su corsi.suonarelabatteria.it, in particolare Batterista da Zero, è il corso che include decine di canzoni suonate, trascritte e spiegate, c'è ovviamente anche questa. Ti ringrazio, un grande abbraccio, buona musica, alla prossima. Ciao!